Qual è il punto più lontano dell'universo? Il Big Bang? Il confine dell'universo? O la luce emanata dalla prima stella? Il James Webb Telescope potrebbe aver raggiunto il punto più lontano dell'universo osservabile. Questa scoperta era del tutto inaspettata e ancora una volta ci meravigliamo delle incredibili scoperte e delle nuove dimensioni che questo telescopio ci sta mostrando. Gli scienziati devono ora affrontare la verità e sono perplessi. Le recenti scoperte del telescopio spaziale James Webb hanno scosso ancora una volta la comunità astronomica. Queste nuove scoperte hanno il potenziale per rivoluzionare ancora una volta la nostra comprensione dell'universo. Il JWST potrebbe aver raggiunto il punto più lontano dell'universo osservabile e averci mostrato strutture quasi impossibili. Utilizzando l'effetto di lente gravitazionale, in cui la luce viene piegata e amplificata dalla gravità di oggetti massicci, il JWST ha osservato 5 ammassi protoglobulari estremamente densi. Questi ammassi si trovano nella galassia Cosmic James Arc, che esisteva solo 460 milioni di anni dopo il Big Bang. Questa scoperta ci offre una visione senza precedenti della prima fase di formazione delle stelle nell'universo. Ancora più sorprendente è la scoperta di una galassia che esisteva solo 290 milioni di anni dopo il Big Bang. Questa galassia, chiamata JAIC-GSZ14, è il punto più lontano dell'universo osservabile ed è la galassia più antica mai osservata. JAIC-GSZ14 è eccezionalmente luminosa, il che fa pensare che abbia una massa pari a diverse centinaia di milioni di volte quella del Sole. Ci si chiede come abbia fatto l'universo a formare galassie così grandi e luminose in un tempo così breve dopo il Big Bang. Galassia arco di gemme cosmiche. Cosa c'è che non va? La teoria della relatività generale di Einstein spiega che la gravità è il risultato della curvatura dello spazio-tempo da parte della materia e dell'energia. Questa curvatura dello spazio-tempo determina i percorsi che l'energia e la materia seguono. La luce, che normalmente viaggia in linea retta, può essere deviata e amplificata dalla forza gravitazionale di oggetti massicci. Questo fenomeno, noto come effetto di lente gravitazionale, permette agli astronomi di osservare oggetti distanti che altrimenti sarebbero troppo deboli o troppo lontani. Il JWST ha sfruttato questo fenomeno per osservare la galassia Cosmic James Arc. Questa galassia ha preso il suo nome insolito dalla sua somiglianza ottica con una sottilissima mezzaluna. Senza l'effetto di lente gravitazionale, la sua luce sarebbe stata troppo debole per essere rilevata con le tecnologie attuali. Il vecchio telescopio spaziale Hubble aveva già fornito indizi sulla galassia. Tuttavia, le immagini di Hubble erano troppo sfocate. Il JWST ha ora utilizzato la sua NIRCam per analizzare questa scoperta in modo più dettagliato. Lo spettrometro, in grado di misurare in particolare la radiazione infrarossa, ha mostrato che la luce diffusa è in realtà una galassia separata che appare molto piccola e poco luminosa. Ulteriori analisi mostreranno ora come era strutturata questa galassia e che tipo di stelle ed elementi conteneva. L'ammasso di galassie a monte SPTCL J0615-5746, che ha circa 4 miliardi di anni e contiene migliaia di galassie, ha agito come una lente gravitazionale. Si estende per diversi milioni di anni luce, il che rende chiaro il motivo per cui questo ammasso ha dimensioni e forza gravitazionale così immense. Le lenti gravitazionali sono un colpo di fortuna per la scienza. Grazie ad esse possiamo studiare anche oggetti più piccoli, come la galassia Cosmic James Arc. Lo studio di questa galassia permette agli astronomi di guardare indietro a circa il 97% del tempo cosmico totale, il che ci pone all'incirca al limite temporale dell'universo osservabile. Ma bisogna tenere presente che stiamo parlando dell'universo osservabile. Questo non significa che non ci sia dell'altro. Questa è la domanda più interessante del momento. Quanto è grande e quanto è vecchio l'universo? Pensavamo che avesse 13,8 miliardi di anni, ma ora vediamo galassie che esistevano già 300 milioni di anni dopo il Big Bang. Questo non può essere vero e dobbiamo supporre che l'universo sia molto più antico o addirittura infinito. Ciò significa che abbiamo ancora molto da scoprire. Cosa rivelano gli ammassi protoglobulari di JAIC-GSZ14? Solo circa 290 milioni di anni dopo l'ipotizzato Big Bang, nella galassia JAIC-GSZ14 si sono formati i cosiddetti ammassi protoglobulari. Questi ammassi sono considerati i precursori degli attuali ammassi globulari, che sono composti da centinaia di migliaia di stelle.
Osservando gli ammassi protoglobulari, in questa galassia primordiale gli scienziati sperano di ottenere preziose informazioni sulle condizioni e sui processi di formazione stellare in quell'epoca. Al momento ogni indizio è importante se vogliamo scoprire cosa è successo davvero in questo periodo e se queste galassie sono davvero giovani. Gli ammassi sono molto interessanti perché si sono formati da dense nubi di gas e hanno iniziato a formare stelle molto rapidamente. Il JWST ha utilizzato ancora una volta la sua NIRCam per osservare e analizzare queste prime strutture con grande precisione. Le indagini spettroscopiche hanno permesso di determinare le proprietà di questi ammassi protoglobulari e quindi di ottenere nuove interessanti informazioni sulla composizione e sull'evoluzione dei primi ammassi stellari. Lo studio degli ammassi protoglobulari nelle galassie lontane non solo potrebbe aiutarci a scoprire come si sono formate le prime strutture dell'universo, ma potrebbe anche fornirci preziosi indizi su come si è formata la materia in generale. Una volta decifrato questo aspetto, saremo molto più vicini alle origini e alla struttura dell'universo. I ricercatori sperano anche di utilizzare la distribuzione e la dinamica degli ammassi protoglobulari per trovare indizi sulla distribuzione della materia oscura in queste prime galassie. Si pensa che la materia oscura abbia influenzato in modo significativo l'evoluzione delle galassie e che costituisca una grande percentuale della materia dell'universo. Tuttavia, non sappiamo ancora se esista davvero e quali siano le sue esatte proprietà fisiche. Infine, gli ammassi protoglobulari all'interno della galassia dell'Arco delle Gemme Cosmiche dovrebbe fornire nuove informazioni sull'epoca della reionizzazione. Durante questo periodo si ritiene che l'universo fosse permeato da idrogeno neutro, che alla fine si ionizzò e diede inizio all'alba cosmica. L'alba cosmica non è esistita? Immagina un universo infinito. È impossibile che ci sia stata un'alba, ma finora questa idea è stata parte integrante della nostra cosmologia. Facciamo un viaggio insieme verso questa teorica alba cosmica. Gli scienziati considerano questo momento come una fase cruciale nella storia dell'universo. Circa 300 milioni, un miliardo di anni dopo il Big Bang, avvenne la transizione dell'universo da uno stato opaco a uno trasparente. L'universo oscuro era ancora dominato dall'idrogeno neutro, era come una zuppa nebbiosa. Poi, con la formazione delle prime stelle, avvenne la reionizzazione e l'universo divenne luminoso. L'universo fu chiarito dai processi chimici e la luce poté diffondersi liberamente. I ricercatori chiamano questo periodo l'alba cosmica. L'epoca precedente era opaca e, dato che potevamo osservare solo la luce visibile, con i nostri telescopi c'erano poche speranze di poter vedere oltre l'alba cosmica, nella notte cosmica. I ricercatori immaginano lo scenario precedente alla reincarnazione come segue. Il Big Bang è stato il punto di partenza circa 13,8 miliardi di anni fa. Dal secondo zero a 20 minuti dopo il Big Bang ha avuto luogo la nucleosintesi del Big Bang. In questi primi minuti l'universo era estremamente caldo e denso. Durante questa fase si formarono i primi elementi leggeri, composti principalmente da idrogeno ed elio, con alcune tracce di litio e berillio. Questa fase terminò quando l'universo si raffreddò a tal punto che la fusione nucleare all'interno del brodo primordiale estremamente caldo cessò. Circa 370.000 anni dopo il Big Bang seguì l'epoca della ricombinazione e l'universo si raffreddò ulteriormente, portando alla formazione di atomi di idrogeno neutro. Quest'epoca segna il momento in cui l'universo iniziò ad assottigliarsi un po', poiché i fotoni non si scontravano più costantemente con gli elettroni liberi. Fu proprio questa ricombinazione a produrre la radiazione che ancora oggi possiamo misurare come radiazione cosmica di fondo. In quel periodo l'universo era ancora buio, non c'erano stelle né luce. L'età oscura durò da circa 370.000 a 300 milioni di anni dopo il Big Bang. Durante questo periodo l'universo era principalmente pieno di idrogeno ed elio neutri. La temperatura dell'universo continuò a diminuire e le prime strutture si formarono sotto l'effetto della gravità. L'alba cosmica ebbe inizio con la formazione delle prime stelle e galassie. Le prime stelle sono spesso indicate come stelle di popolazione 3. Erano estremamente massicce e di breve durata. Producevano grandi quantità di luce ultravioletta, che alla fine era in grado di ionizzare l'idrogeno neutro. Con la ionizzazione del mezzo intergalattico, la radiazione delle prime stelle si diffuse. Inizialmente, intorno alle prime fonti di luce, si formarono delle bolle ionizzate, che col tempo si fusero e l'universo divenne sempre più trasparente.
i processi chimici durante la reionizzazione erano complessi, la radiazione ionizzante, che si trovava principalmente nella gamma degli ultravioletti, aveva un'energia sufficiente per eliminare gli elettroni dagli atomi di idrogeno e ionizzarli. Oltre all'idrogeno, anche l'elio, che è liberamente disponibile nell'universo, veniva ionizzato, ma questi processi avvenivano a livelli energetici completamente diversi e non avevano lo stesso effetto della ionizzazione dell'idrogeno. Era solo un sogno? Fin qui tutto bene, ma c'è un problema con questa teoria. Dopo le scoperte del telescopio James Webb, sappiamo che esistono galassie così lontane che la loro luce risale a meno di 300 milioni di anni dopo il Big Bang. Una di queste galassie è Jades GSZ14, ma ce ne sono altre come la galassia di Macy o CIRS 93316 che sono molto antiche. Tutte hanno un redshift Z di circa 14, il che significa che sono esistite in un'epoca che risale all'età oscura o addirittura prima. Queste scoperte stravolgono i nostri precedenti modelli cosmologici. Infatti, galassie così massicce e luminose non sarebbero dovute esistere in questo periodo iniziale dell'universo. L'esistenza di queste galassie significa ora due cose. O i processi di formazione delle stelle e delle galassie si sono svolti più velocemente e in modo diverso rispetto a quanto si pensava in precedenza, oppure l'universo è molto più antico. Al momento gli scienziati sono impegnati a conciliare le ultime scoperte con le vecchie teorie. Dove possono essere gli errori? Come sono nati i vecchi modelli? Come hanno fatto i ricercatori degli anni 20 e successivi a elaborare questi costrutti? E se i metodi erano corretti? Tutto ciò dà vita a un appassionante thriller scientifico e al momento nessuno sa come andrà a finire. Avremo una fisica completamente nuova? Dovremo fare i conti con l'universo infinito? O forse i nostri ricercatori hanno trascurato alcune forze della natura? Ciò che è certo è che questa rivoluzione scientifica cambierà per sempre la nostra visione del mondo. Iscriviti subito al canale e partecipa a ogni nuovo ed entusiasmante video.